Lorenzetti su ex Cava Fornace, la discarica deve chiudere ma nessun rischio per la salute dei cittadini. Sempre più furti nei distributori massesi, i gestori vivono nel terrore. Conto alla rovescia per San Francesco, la tradizionale fiera in centro per il santo patrono di Massa. Tutela e sfruttamento sostenibile dell'acqua nel mondo, questa è la sfida della Onlus Vite Acque. Massa diventa sempre più green, approvata all'unanimità la mozione sul progetto Biciplan. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Antenna 3. E ci occupiamo in apertura della ex Cava Fornace. Nessun dubbio, la discarica deve chiudere. Attacchi gratuiti e terrorismo psicologico, il duro commento del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. Ma vediamo meglio di che cosa si tratta in questo primo servizio di Irene Perfetti. Si torna a parlare della ex Cava Fornace. Duro lo sfogo del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. Sulla questione non ho dubbi, la discarica deve chiudere. Sia chiaro, io non ho alcun potere per farlo e invece ricevo attacchi gratuiti e mi dispiace. Ma ciò che più mi rammarica è il terrorismo psicologico che viene fatto ai danni della collettività. La discarica non è pericolosa, come invece alcuni vogliono far credere. Non c'è alcun rischio per la salute dei cittadini. Anzi, chi afferma il contrario non merita nulla. Non mi importa di risultare impopolare. Io mi sento una persona responsabile. Affermo con chiarezza e decisione che la città non ha bisogno di essere spaventata con falsi allarmismi. Ho sentito parlare di tumori, prosegue Lorenzetti. Ho sentito paragonare la ex Cava Fornace ad una bomba atomica. Tutto questo non è vero. I rifiuti che si trovano nella discarica non sono pericolosi. Insieme a tutta la mia giunta ritengo che debba essere chiusa, ma è anche vero che l'argomento ha bisogno di cautela. C'è un procedimento giudiziario in corso, al termine del quale auspico che chi di dovere si muova per chiuderla. Trovo quella di alcuni una inqualificabile strumentalizzazione per lotte politiche. La situazione della Cava Viti è finita in questi giorni nel mirino del capogruppo regionale di Forza Italia, Maurizio Marchetti, a causa di un traffico sospetto di camion e tir che sembra essersi addirittura triplicato rispetto al solito. In regione, negli anni 2017-2018, erano già state approvate all'unanimità due mozioni proprio per la sua chiusura e la conseguente bonifica. Il PD vota in un modo e agisce in un altro, si finge di lotta, ma in regione è di governo, dunque chiarisca. Questo è il commento di Marchetti, che chiama in aula la giunta regionale per avere chiarezza sul futuro della discarica. Interviene sul punto anche l'amministrazione di Pietrasanta, che si dice pronta a protestare, chiedendo con forza la chiusura definitiva della ex Cava Fornace. Iniziati anche controlli a tappeto della polizia sui camion in sosta sulla via Aurelia e diretti al sito. Un traffico regolare, commenta il sindaco di Montignoso. Anche in questo caso non trovo niente di allarmante. È immediatamente operativo presso la sede provinciale di Confartigianato Imprese Massa Carrara il nuovo sportello ambiente, un nuovo servizio per assistere le imprese. Si tratterà, scrive Luciano Franchi di Confartigianato, di fornire a tutte le aziende la consulenza e il supporto necessari al rispetto della complessa normativa in materia di tutela ambientale. Le tematiche ambientali, spiega Franchi, rappresentano sempre di più un aspetto centrale delle dinamiche non solo aziendali ma anche sociali. Per questo Confartigianato ha attivato l'Ufficio Ambiente, un servizio che vuole dare un concreto contributo alle aziende che devono adempiere alle normative ambientali. Fra i principali servizi, la valutazione di impatto ambientale, l'assistenza allo smaltimento dei rifiuti, la tenuta e la gestione del registro di carico e scarico dei rifiuti, la gestione delle acque, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, la valutazione di impatto acustico e la certificazione di qualità. Teatro Guglielmi. Bruno Giampaoli, presidente della sezione Massa Montignoso di Italia Nostra, scrive una lettera al sindaco Francesco Persiani. Mentre aspettiamo in ansia i promessi lavori per mettere in sicurezza l'interno del teatro, noto con dispiacere che l'esterno presenta evidenti segni di disfacimento, spiega. Si tratta della rottura del cordolo del basamento, del distacco di parte d'intonaco, delle infiltrazioni del cornicione lato mare.
Di questo passo, conclude, quando inizieranno i lavori per adeguare l'interno alle norme richieste dai vigili del fuoco, si dovrà pure mettere nel conto anche il ripristino della facciata. Distributori di carburante a massa nel mirino di malviventi. Gli impianti non sono al passo con i tempi in fatto di sicurezza. La denuncia del presidente del sindacato dei gestori, Alessandro Pardini. Lo ascoltiamo in questo servizio. Furti a raffica ai danni dei distributori di carburante a massa. Colpito nella notte fra domenica e lunedì l'impianto Italiana Petroli in via Democrazia. Il gestore Giuseppe Pieroni è stato derubato dell'intero incasso notturno. I malintenzionati hanno letteralmente segato la sbarra della cassaforte e aperta poi con una chiave bulgara. Circa una settimana fa, invece, solo un tentativo finito male all'impianto Tamoil di Claudio Mannini in via Massavenza. Necessaria, tuona il presidente Toscana Nord del sindacato dei gestori FAIB Confesercenti Alessandro Pardini, una proficua sensibilizzazione al fine di una maggiore sicurezza. E Pardini punta il dito sugli stessi gestori, non in grado, secondo lui, di tutelare gli impianti. Tutti ricorderanno, spiega, il tentativo di furto a Montiscendi di Querceta. Il self era stato addirittura divelto con una ruspa, ma in quel caso la struttura era molto solida. L'incasso, non a caso, era della compagnia proprietaria. Spezza una lancia però anche per i gestori, vittime di troppi ritardi a causa delle stesse compagnie proprietarie negli adeguamenti dei sistemi di sicurezza. Infatti, Giuseppe Pieroni, la vittima dell'altra notte, aveva già avuto a che fare con dei ladri circa un anno fa, chiedendo alla compagnia di rafforzare la sicurezza del suo impianto, ma non fu ascoltato. Il modus operandi è stato lo stesso, a distanza di un anno, racconta il gestore. L'accettatore di banconote del self service era stato aperto con una chiave bulgara e l'incasso rubato. Da allora sto sollecitando la proprietà per la sostituzione della serratura con una chiave cifrata, ma senza ottenere risultati. È normale, conclude amareggiato il presidente Pardini, avere la quasi certezza di non lavorare in un ambiente sicuro e preferire dunque perdere il lavoro invece che subire un furto? L'incidenza delle imposte sul costo di un litro di gasolio ha superato il 60% a metà settembre. Lo denuncia FitaCNA, preoccupata per l'intenzione da parte del governo di abolire le misure di sostegno a favore dell'autotrasporto merci, come previsto dalla bozza del decreto sul clima. Un settore che nella sola provincia di Massa Carrara conta circa 300 imprese e dà lavoro a centinaia di addetti diretti ed indiretti nella filiera della logistica. CNA rilancia chiedendo il taglio del costo delle accise che porti le imposte sul gasolio sotto il 50% del costo complessivo alla pompa. Il costo del gasolio è uno dei fattori che contribuisce all'affondamento graduale di questo mestiere, analizza Massimo Ricci, presidente FITA CNA. Il costo del gasolio incide per oltre il 30% sui costi di gestione delle imprese di autotrasporto. Se poi ci mettiamo le tasse e il costo del personale di a noi restano le briciole. L'ipotesi di cancellare o semplicemente ridurre il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, che consente agli autotrasportatori italiani di contenere il divario rispetto al prezzo pagato in altri paesi, pare l'ennesimo tentativo di scaricare su altri le responsabilità della fragilità climatica, ha concluso Ricci. La città di Massa si appresta a festeggiare San Francesco con la tradizionale messa in Duomo, le bancarelle e la fiera degli animali di Coldiretti. Per l'occasione rimarranno aperti anche Palazzo Ducale con la mostra No Water, No Life della fotoreporter Paola Nizza e la biblioteca Giampaoli, ma ce ne parla Lucrezia Maglio. Venerdì 4 ottobre Massa celebra la ricorrenza di San Francesco. Per la festa del patrono la città si appresta ad ospitare la più tradizionale delle fiere con le classiche bancarelle di alimentare i dolciumi, zucchero filato, brigidini e giocattoli. Oltre un centinaio gli ambulanti presenti quest'anno, con stalli in tutto il centro storico all'interno del perimetro ZTL, ma anche lungo Viale Chiesa e Largo Matteotti. Le associazioni avranno uno spazio dedicato per la promozione delle loro attività lungo Viale Chiesa. Lo spazio in Largo Matteotti è invece riservato al mondo agricolo e animale, con Coldiretti che allestirà l'ormai tradizionale fattoria didattica degli animali, oltre agli stand dei produttori a chilometro zero e alla presenza di alcune associazioni di volontariato per la protezione dei piccoli animali da cortile.
Gli spazi in Piazza Mercurio saranno dedicati al mondo del soccorso organizzato e alla protezione civile per le dimostrazioni e la promozione delle attività sociali. Tra i protagonisti della festa c'è anche la Biblioteca Civica Giampaoli, che effettuerà un'apertura straordinaria dalle 15 alle 19 e ospiterà Libri in Piazza, un mercatino dei libri usati per una raccolta fondi a cura dell'associazione Amici della Biblioteca. A Palazzo Ducale, dove è esposta fino al 13 ottobre con orario dalle 10 alle 23, invece si potrà visitare la mostra personale della fotoreporter Paola Nizza dal titolo No Water, No Life, con una cinquantina di fotografie che raccontano il suo viaggio in toco, al seguito di un'organizzazione umanitaria dedita alla costruzione di pozzi per portare l'acqua potabile nei villaggi. Come da tradizione, alla Fiera di San Francesco si aggiunge la Santa Messa nel Duomo di Massa, prevista per le ore 11 e che sarà presieduta dal Vescovo Giovanni Santucci, al termine della quale il Vescovo consegnerà ufficialmente il piano pastorale per l'anno 2019-2020. In preparazione alla festa, domani, giovedì 3 ottobre, è in programma la celebrazione del transito, a partire dalle ore 21 nella Chiesa dei Cappuccini, per poi proseguire, dopo un breve pellegrinaggio, in cattedrale. E rimaniamo in tema di Fiera di San Francesco. Per consentire lo svolgimento in sicurezza appunto della fiera, per il giorno 4 ottobre sono stati adottati una serie di provvedimenti in materia di circolazione stradale. In tutto il centro storico, dalle 7 fino alle 22, nelle strade all'interno del perimetro ZTL e limitrofe, è interdetta la circolazione con divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti muniti di pass ed esclusi i mezzi di soccorso e attinenti alla manifestazione. Gli stessi provvedimenti verranno applicati anche in Viale Chiesa, da Largo Matteotti fino all'Aurelia, in Piazza Palma, Via Petrarca e Largo Matteotti, rotatoria esclusa. Il divieto di sosta con rimozione inizia invece alle 5 e termina alle 22 nell'area compresa tra la Chiesa San Sebastiano e i parcheggi Lato Monte. In Via San Sebastiano, tratto Via San Pietro, Largo Matteotti, è istituito il doppio senso di circolazione solo per i veicoli dei residenti e di tutti quelli attinenti la manifestazione. In Via San Pietro il senso unico di circolazione è con direzione consentita Levante-Ponente. Divieto di transito e sosta con rimozione anche in Via Angelini, con esclusione dei veicoli in dotazione alla Croce Rossa, al soccorso e al taxi. In area ex intendenza di finanze, accesso da Via Europa, parte lato mare, lato Carrara, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli inizia alle 20 del 3 ottobre e termina alle 22 del 4 ottobre. Sospesi nella giornata i pass, abbonamento, sosta relativi alla ZTL e ai parcheggi blu del centro, nonché le fasce orarie di carico e scarico merci presenti nelle zone suddette. In occasione dell'apertura dell'ADV Vite Acque, associazione no profit nata con lo scopo di favorire la tutela e lo sfruttamento sostenibile della risorsa idrica nel mondo, le nostre telecamere hanno intervistato per voi l'ingegnere idraulico Andrea Ceccotti, che ci ha spiegato com'è nata l'idea della Ollus e di che cosa si occupa. Sentiamo. Allora, siamo qui oggi in Partaccia, alla Torre Fiat, per presentare questa nuova Ollus. Come nasce e di che cosa si tratta? Allora, praticamente questa nuova Ollus si chiama Vite Acque. È un'idea che è nata da un viaggio imprenditoriale che ho fatto insieme a alcuni colleghi in Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo fatto questi viaggi e sono durati in tutto circa 4 mesi, in cui c'erano diverse persone insomma, che sono andate giù, e durante il viaggio si è resi conto che insieme all'attività imprenditoriale comunque è molto importante in Africa in generale affiancare un'azione umanitaria per aiutare la popolazione a svilupparsi sotto ogni punto di vista. In poche parole, di che cosa si occupa? Allora, il focus principale è sulla tutela della risorsa idrica in generale e la tutela della vita e delle persone dalle problematiche legate appunto all'acqua. Però ci occupiamo anche di progetti di formazione, stiamo iniziando le collaborazioni con l'Università di Pisa e di Firenze per i laboratori di autocostruzione,
per utilizzare i materiali locali per fare abitazioni di qualità. Insomma, stiamo avviando una serie di progetti di collaborazione sia a livello umanitario che anche di sviluppo sociale e economico. E la conferenza di presentazione di oggi in particolare di che cosa parla? Qual è il focus della conferenza? Vogliamo fare oggi un po' un excursus sulle problematiche che affliggono oggi l'Africa, ma alla fine tutto il mondo, e le conseguenze di queste problematiche. E in più presentare le opportunità anche che sono a disposizione in un continente grande come l'Africa. E, appunto, abbiamo pensato di collegare Don Biancalani con i problemi che ha qui, che sono altro che il riflesso di quello che accade laggiù, con invece notizie sulla realtà vera dell'Africa. E quali sono gli obiettivi da qui ai prossimi anni dell'associazione, della Ollus? Ok, e noi adesso con oggi apriamo ufficialmente la raccolta fondi, ci stiamo muovendo per cercare diverse fondi di finanziamento da fondazioni, istituzioni e anche privati cittadini che vogliono collaborare. E ora, nelle prossime settimane, purtroppo non abbiamo ancora completato burocraticamente le procedure di apertura, nelle prossime settimane apriremo ufficialmente la Ollus con le associazioni, con gli associati, e appunto ci sarà un primo viaggio a novembre in cui verranno presi i primi contatti anche con l'università congolesi, con responsabili del posto, eccetera. Poi abbiamo un piano i progetti verranno fatti stasera e sviluppati nel corso dei prossimi 18 mesi essenzialmente, con 6 mesi di raccolta fondi e preparazione insieme all'università, alle istituzioni, eccetera, e poi un anno di svolgimento effettivo del progetto. Ci fermiamo per un breve spot pubblicitario, poi torniamo con le ultime notizie. A tra poco. La veranda sul mare, sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa, con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? Più piste ciclabili e biciclette con Biciplan. Il Consiglio Comunale di Massa approva la mozione sulla mobilità sostenibile. Ma sentiamo tutti i dettagli da Lucrezia Maglio. Dopo essere stata votata all'unanimità dalla Commissione Lavori Pubblici, la mozione sul biciplan ha ottenuto pieno consenso anche dal Consiglio Comunale, con 22 voti favorevoli.
La mobilità sostenibile e la realizzazione di assi ciclopedonali sono due degli obiettivi dell'amministrazione del sindaco Francesco Persiani, inclusi nelle linee programmatiche tramite la realizzazione di varie piste ciclabili in città, la litoranea e il collegamento tra il centro di Massa con la costa e con i quartieri anche con forme di bike sharing. In quest'ottica si inserisce la mozione che ha lo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico, limitare i fenomeni di congestionamento del traffico con conseguenze sicuramente positive per i cittadini e l'ambiente e favorire l'insediamento di una vera rete viaria ciclabile. Chiari gli impegni chiesti dall'amministrazione che già dall'insediamento tramite il settore lavori pubblici di Marco Guidi ha messo mano a progetti per promuovere la mobilità sostenibile e l'utilizzo di mezzi alternativi alle auto. Proprio per questo sarà attivato ogni percorso amministrativo, oltre che politico, affinché il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Toscana mettano a disposizione dell'ente comunale le risorse previste per il completamento della ciclovia tirrenica, il cui percorso attraversa anche la costa del comune di Massa. Si tratta di un percorso ciclabile da oltre 500 km in Toscana. Sul comune di Massa sarà realizzata sul lungomare da Cinqua alla Marina di Carrara, andando a proseguire la ciclovia degli altri due territori. Inoltre, l'impegno dell'amministrazione sarà quello di realizzare nel corso del 2020 stazioni di bike sharing in più punti della città, in modo da favorire l'uso di biciclette. Per incoraggiare l'uso della mobilità sostenibile e ciclabile, l'amministrazione andrà a redigere ed approvare nel corso dell'anno prossimo un piano urbano della mobilità ciclistica ed avvierà una collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e campagne informative sui vantaggi per l'ambiente e la salute. Come amministrazione comunale vogliamo dare un segnale importante di cambiamento per quanto riguarda le politiche di mobilità sostenibile, rimettendo al centro dell'azione amministrativa la sostenibilità ambientale e le nuove e diverse mobilità, commenta l'assessore Guidi. Negli ultimi anni sono state eliminate piste ciclabili esistenti, mentre la sfida che vogliamo intraprendere è di incrementare i percorsi. Per questo abbiamo chiesto che nella mozione fossero inseriti impegni precisi. La Camera di Commercio di Massa Carrara sta costituendo attraverso il servizio PID, che è il punto impresa digitale, un club delle imprese fornitrici di tecnologie 4.0. Per far parte del club l'impresa deve avere sede legale e o unità locale all'interno del perimetro della provincia di Massa Carrara e deve operare in qualità di produttore e o distributore di tecnologie all'interno di uno o più ambiti tecnologici di innovazione digitale. Il primo incontro si terrà martedì 29 ottobre alle 16 nella sede della Camera di Commercio di Massa Carrara. Nel caso in cui l'impresa presenti i requisiti suddetti e sia interessata a partecipare al Club Tech 4.0, è invitata a riempire il form di iscrizione sul sito. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a pid@ms.cam.com.it oppure telefonare allo 0585 76 4270. A conferma, scrive in una nota il Comune di Massa, che la scuola di musica Villa Rinchiostra non chiude ma continua regolarmente corsi, il Comune ha emesso l'avviso per individuare enti con cui stipulare la convenzione per l'organizzazione e la gestione dei corsi di musica per l'anno 2019-2020. Le richieste devono essere recapitate entro venerdì 11 ottobre all'ufficio protocollo del Comune di Massa, a mano tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, oppure con raccomandata AR a mezzo servizio postale o con raccomandata a mezzo agenzia autorizzata. La nuova stagione del Teatro dei Servi di Massa ha ottenuto un grande riscontro sul territorio. La campagna abbonamenti, che si è chiusa proprio pochi giorni fa, ha raggiunto risultati eccezionali. Sono stati riconfermati oltre il 90% dei titoli dell'anno precedente e le nuove sottoscrizioni sono state ben 162, di cui 127 per la prosa e 35 per le nuove rassegne. L'assessore alla cultura Veronica Ravagli dichiara: ringrazio i cittadini massesi che hanno risposto con graditissimo entusiasmo, segno che abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro nella scelta degli spettacoli e nella varietà dell'offerta. Sono certa, conclude Ravagli, che il Teatro dei Servi si ritaglierà uno spazio tutto suo nel panorama teatrale cittadino e anche quando sarà riaperto il Teatro Guglielmi. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo.
Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 3 ottobre. Cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature in diminuzione, con venti da moderati attesi e mare mosso. Venerdì 4 ottobre invece cielo nuvoloso, temperature stazionarie con venti che soffiano moderati da sud, mare poco mosso. Nei giorni successivi tempo soleggiato con temperature in lieve rialzo, venti deboli e mare poco mosso. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, quindi siamo arrivati al termine di questa edizione del telegiornale. Però oggi è un po' un giorno speciale, il 2 ottobre è la festa dei nonni e quindi un augurio a tutti i nonni che sono un supporto prezioso all'interno delle famiglie, soprattutto perché sono indispensabili per la crescita dei nipotini. Quindi cari nonni, tanti auguri e soprattutto un augurio alla mia nonna Cesarina. Arrivederci a tutti, l'appuntamento è alle prossime edizioni.